Ci troviamo sulla piazza del Quirinale, l'antica piazza di Montecavallo, un luogo tra i più belli di Roma, dove si respira un'aria densa di storia e non mi riferisco solo a quella recente. Nella sommità di questo colle, abitato fin dall'età del ferro, sorgevano templi, fra cui il maestoso Serapeo, eretto da Caracalla intorno al 215 e dedicato a Serapide, divinità greco-egiziana, i cui resti sono ancora visibili. A questo complesso sono riconducibili le divinità fluviali che Michelangelo pose sul Campidoglio. Sempre qui sorgevano le terme di Costantino, a cui appartengono la statua del pugile, visibile al Museo Romano, e le due statue sulla cordonata del Campidoglio. Veniamo alla fontana. Le due statue, alte circa 5,60 m, oggi riconosciute come copie romane di età imperiale, riferite a originali greci dei Dioscuri, Castore e Polluce, e appartenenti o al Tempio di Serapide o alle Terme di Costantino, qui i pareri discordano, nel 500 venivano identificate con Alessandro Magno, che domava il cavallo Bucefalo, opera addirittura di Fidia e Prassitele. Peccato che Fidia fosse già morto quando nasceva Alessandro, comunque le scritte sono rimaste. Sisto V, negli anni 80 del 500, incarica il suo architetto di fiducia, Domenico Fontana, di restaurare e spostare le due statue all'imbocco della strada Pia, oggi via del Quirinale, e vi fa sistemare una fontana pubblica dell'Acqua Felice, ricordandolo come era solito ai posteri. I restauratori sono Flaminio Vacca, Pierpaolo Olivieri e Leonardo Sormani, che già abbiamo incontrato nella fontana del Mosè. Comunque, godiamoci le statue. Quasi 2 secoli, e mentre si assisteva alla sistemazione della piazza e dei palazzi che la circondavano, su incarico di Papa Pio VI, nato Braschi di Cesena, l'architetto Giovanni Antinori, marchigiano di Camerino, riprogetta il monumento. Ripesca uno dei due obelischi egizi crollati a seguito di un incendio dal mausoleo di Augusto, lo restaura e lo porta sul Quirinale. Per dare forse più dinamicità al complesso, decide di spostare le statue parallele in posizione divergente. Ma il primo tentativo non riesce. Subito apparirà un beffardo cartello su cui, anagramma del suo cognome Antinori, verrà scritto "Non tirai". Alla fine ci riesce tra settembre e novembre del 1783. Goethe, nei suoi appunti del 3 novembre 1786, nota l'irregolarità della piazza, ma ne coglie la grandiosità e sui due colossi esprime la propria incapacità a descriverne la bellezza. Nello stesso anno, Antinori sistema l'obelisco alto 14 metri circa, decorandolo con elementi bronzei ricavati da armi in disuso. Ma anche le armi in uso non servirono granché se nel 1798 le truppe francesi entrano a Roma, depongono il Papa, lo deportano a Valence, in Francia, dove muore l'anno successivo. Di questi avvenimenti ne risente anche la fontana. Infatti l'iscrizione alla base dell'obelisco, che terminava con "Collocato fra queste stupende statue di Alessandro, testimonierò quanto quello sia inferiore a Pio", viene corretta e ridimensionata con una pezza che, tradotta, suona "Testimonierò le grandi opere di Pio VI". Notare in basso la virgoletta della B. Bisognerà aspettare il 1818 per avere la definitiva sistemazione della fontana. Rientro di Pio VII, nato Chiaramonti da Cesena, imparentato con il precedente Papa, è come lui prigioniero dei francesi per circa 5 anni. Pare infatti che la fontana cinquecentesca fosse nel frattempo sparita. L'incarico è affidato a uno specialista di restauri, l'architetto Raffaele Stern, romano, che recupera una vasca di granito rosa dal foro romano, che giaceva anticamente seminterrata davanti alla statua di Marforio. È successivamente sistemata sul disegno di Giacomo della Porta da Porlezza,
con l'aggiunta di un mascherone in fontana destinata ad abbeveratoio per le bestie, laddove si teneva il mercato delle vacche, conosciuto come campo vaccino. Il mascherone verrà recuperato in occasione dei restauri di Santa Sabina nel 1936 da Antonio Muñoz, architetto romano e ispettore generale delle antichità e belle arti di Roma. Una scritta bronzea mette il segno fine alla fontana degli Oscuri. Agli inizi degli anni 30 del Settecento, Ferdinando Fuga, architetto fiorentino, viene incaricato di costruire un importante palazzo da Papa Clemente XII, fiorentino anche lui, nato Lorenzo Corsini, di famiglia nobile e ricca, eletto pare con l'aiuto dei medici che comprarono anche qualche voto. Sua la legalizzazione del gioco del lotto a Roma, le cui entrate aiutarono la costruzione della facciata di San Giovanni Laterano, dove si farà seppellire, il completamento della fontana di Trevi e la costruzione del Palazzo della Consulta, opere che lui non vedrà perché nel 1733 il Papa 81enne diventa cieco. L'elegante palazzo a due piani, per questioni di spazio, è trapezoidale, con il lato maggiore rivolto alla piazza, alte finestre con timpani triangolari in basso e ad arco in alto, la parte inferiore scandita da lesene con cornici bugnate che inquadrano le finestre e che presenta tre entrate. In quelle laterali sono scolpiti i trofei di Filippo della Valle, fiorentino, mentre nell'entrata centrale le statue della giustizia e della religione del romano Francesco Maini. Il palazzo fu destinato infatti a sede della Sacra Consulta, una specie di tribunale, e all'ufficio della segnatura dei brevi, sorta di cancelleria papale, oltre ad alloggiare cavalleggeri e corazze, corpi di guardia pontifici. In alto, di Paolo Benaglia napoletano, lo stemma papale, incorniciato tra due fame. Il palazzo, per la cronaca, fu sede in seguito del Ministero degli Affari Esteri dal 1870, poi del Ministero dell'Africa Italiana e dal 1955 della Corte Costituzionale. Di fronte al Quirinale c'erano le scuderie, attualmente sede espositiva d'arte, opera iniziata da Alessandro Specchi, romano, e terminata sempre dal Fuga. La costruzione si prende una parte dei giardini dei Colonna. Oggi si presenta mutilato in seguito all'apertura di Via della Tataria, che collega la parte bassa della città e il cui assetto è opera del romano Virginio Vespignani, 1866. Infine, qualche cenno sul Palazzo del Quirinale. Sappiamo che la villa, o vigna di Montecavallo, alla fine del 400 è proprietà del cardinale Oliviero Carafa di Napoli, che per disposizione testamentaria stabilirà l'inalienabilità della vigna. La residenza verrà affittata prima ai Farnese, e Paolo III, un Farnese, vi dimorerà, e in seguito al cardinale Ippolito d'Este, nonno materno Rodrigo Borgia, alias Papa Alessandro VI. Ambedue miglioreranno la villa, che comincerà però a mutare d'aspetto con Papa Gregorio XIII, buon compagni, bolognese, che tenterà inutilmente di comperarla e tuttavia farà costruire un nuovo edificio, architetto il bolognese Ottaviano Nonni, detto il Mascherino. Con la morte del Papa, il subentrante Sisto V supera gli ostacoli testamentari, si appropria dell'area e incarica il fido architetto Domenico Fontana di effettuare ulteriori costruzioni che non vedrà terminate perché muore prima. Il primo vero fruitore del palazzo sarà Clemente VIII, da Fano, nato Aldobrandini. Siamo alla fine del Cinquecento. Tuttavia il palazzo è ancora inadeguato per diventare una vera sede papale e Paolo V Borghese, romano, dà un'ulteriore definizione degli spazi architetti Flaminio Ponzio da Vigiù e successivamente Carlo Materno di Capolago, Luganese. Altri lavori proseguirono nel corso del Seicento con interventi di vari architetti, tra i quali il Bernini, e nel Settecento fino a inizio Ottocento, quando sul Quirinale si abbatte la tempesta bonapartiana, tesa a fare del palazzo la residenza imperiale. Iniziarono lavori di adeguamento, nuovi arredi e mobilio, ma nel frattempo tramonta la fortuna di Napoleone
e Pio VII, rientrato a Roma, cerca di cancellare le tracce dei lavori. Dalla morte di Pio, il Quirinale sarà sempre sede del conclave fino al 20 settembre 1870, quando i bersaglieri entrano da Porta Pia, percorrono la strada Pia, che perderà il nome, e occupano Roma. Il Quirinale sarà la sede del Re d'Italia e riadattata alle nuove esigenze con gusto neorococò, anche in termini strutturali. Architetto Alessandro Cipolla da Napoli. Attualmente, come tutti sanno, è la residenza del Presidente della Repubblica. Finiamo con una citazione di Stendhal del 30 aprile 1828. Ci siamo fermati a lungo in piazza di Montecavallo, che ci sembra una delle più belle di Roma e del mondo. È assai irregolare ed è questo il difetto che trovano gli stupidi, che non hanno alcun gusto personale. Io, per non passare da stupido, la trovo bellissima. Non perdetevela. Un saluto da Vittorio.